Amiche, amici, giocatori e giocatrici di BPM Power, finalmente ne abbiamo una scheda della serie RTX 30 e non una scheda normale, ma una RTX 3090 della PNI. Siamo estremamente felici di essere riusciti ad accaparrarci una di queste fantomatiche nuove GPU e andiamo immediatamente a darci un'occhiata ravvicinata. Definita da Nvidia come una BF GPU, è considerata l'erede della Titan RTX data la sua incredibile potenza. Attualmente la RTX 3090 permette di giocare a qualsiasi titolo senza alcuna difficoltà, risultando attualmente come la scheda più veloce al mondo. Ma questa GPU è anche un ottimo strumento per tutti i content creator o per chiunque lavori con progetti grafici impegnativi che necessitano di grandi quantità di memoria, e la nostra 3090 di memoria ne ha e come ben 24 GB GDDR6X. La nostra GPU è creata con un processo produttivo a 8 nanometri ed ha 10.496 CUDA cores, 82 streaming multiprocessors. La frequenza di base è di 1395 MHz, mentre quella di boost è di 1695 MHz. La memoria GDDR6X è nettamente più veloce della GDDR6 e questo pone la nostra 3090 in vantaggio persino rispetto alle Titan RTX. Anche il TDP è aumentato, che passa adesso da 285 W a 350 W, consuma di più. Come potete vedere, questa scheda è enorme, occupa 3 slot e ha bisogno di un'alimentazione a 12 pin, la stessa della RTX 3080. Avrete inoltre bisogno di un alimentatore da almeno 750 W per montare questa bestiona. Ma andiamo subito a testare con un Ryzen della serie 5000 e vediamo immediatamente come sfruttare l'interfaccia PCI Express 4.0 della nostra RTX 3090. Metro Exodus in 4K arriva a 70 frame al secondo con tanto di RTX DLSS di Nvidia attivato, tutto impostato su Ultra, un risultato davvero incredibile per una GPU che è la più veloce attualmente disponibile. Passando poi a un altro gioco, quello di Remedy Entertainment, Control arriva a 69 frame al secondo di media, sempre tutto in ultra con risoluzione 4K, RTX e DLSS attivati. Pazzesco, vero? Come esercizio di stile, questa GPU può arrivare persino agli 8K di risoluzione. E con titoli come Control, che sono tra i pochi che supportano la beta di DLSS Ultra, abbiamo raggiunto 83 frame al secondo, persino in quella risoluzione. Spaventoso! Anche sotto sforzo, grazie agli ottimi dissipatori PNI, la scheda non ha superato i 66 gradi, ma in quanto a consumi la nostra 3090 è parecchio esosa e sale fino a 354 watt durante l'esercizio. L'RTX 3090 è la scheda più potente presente attualmente sul mercato ed è anche la più cara. Forse utilizzarla solo per giocare è un po' uno spreco, tuttavia se volete il top del top, questa è la via. La trovate ovviamente su bpmpower.com al link riportato qui in basso, ma le quantità sono estremamente limitate, quindi se la volete pensateci seriamente e in fretta. Io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a mettere un mi piace al video e perché no anche iscrivervi al canale e a seguirci su Facebook e Instagram. Ciao, alla prossima!